tutti ragazzi, come vedete la sfortuna del weekend ha smesso di perseguitarmi e è uscita una giornata bellissima e oggi siamo qui a Bondi Beach. La mattinata penso che la passerò qui prendendo un po' di sole, facendo magari anche il bagno nell'oceano, anche se ci ho messo i piedi dentro ed è abbastanza fredda l'acqua. Mentre dopo pranzo partirò e andrò fino a Kurji tramite la Coastal Walk. Sono circa 6 km. Cominciamo con la Coastal Walk, prima tappa Bronte, circa 3 km. Il cartello dice che si fa tranquillamente in un'ora, vedremo. Intanto godetevi lo spettacolo. Prossima tappa Clovelly Beach, vista circa 2 km e sulla mappa la segna a circa 50 minuti, ma penso che ci metterò molto meno perché questo pezzo che durava circa un'ora l'ho fatto in poco più di un mezz'ora, quindi penso che ci metterò abbastanza poco. Proseguiamo con i video e ci vediamo a Clovelly Beach. Come potete vedere alle mie spalle, durante la camminata troverete anche delle colonnine per bere o riempire le vostre bottigliette d'acqua. Diciamo che è molto importante anche perché fa molto caldo durante l'estate, quindi non è il caso di rimanere senza acqua.
Seconda tappa raggiunta, siamo a Clovelly, prossima tappa a Cogì, circa 2 km, poco meno, segna 45 minuti, ma considerato che ci metto molto poco, in realtà penso che ci metterò anche qui meno di mezz'ora. Quindi godetevi questa tappa e ci vediamo più tardi. Benvenuti a Cogì, ragazzi, siamo qua, come vedete questo l'ultimo tratto di Coastal Walk è stato un pochino più impegnativo, ci sono alcune salite che per chi non è particolarmente allenato come la sottoscritta è un pochino più impegnativo di una normale passeggiata sulla spiaggia. In ogni caso siamo qua, adesso probabilmente farò il bagno, prenderò un po' di sole, mi rilasserò un pochino e poi si torna in appartamento, in città. Praticamente la conclusione della giornata, io tra poco ho il bus che mi porta in centro, assolutamente da fare l'esperienza della Coastal Walk, ci mettete circa un'oretta e mezza se la fate più o meno al passo che ho io, considerando anche che mi sono fermata per fare video e foto. Piccola considerazione sulle spiagge, Bondi Beach ovviamente è la spiaggia più famosa di Sydney, è anche quella un pochino più caotica se vogliamo, ma comunque merita comunque una visita almeno per bagnarsi i piedi nell'oceano. Le spiaggette intermedie della Coastal Walk non sono molto frequentate, quindi se volete potete farvi il bagno lì. In ogni caso in ogni spiaggia ci sono i bagnini, ci sono i vari localini in cui prendere sia da bere che da mangiare. Mentre per quanto riguarda Cogì è un pochino più tranquilla come spiaggia rispetto a Bondi. Non ci sono surfisti, almeno oggi non ce n'erano,
Anche qui ci sono bagnini ovviamente, e c'è anche comunque un po' il centro se volete, con qualche ristorantino un po' più particolare o qualche fast food se volete mangiarvi qualcosa. E niente, detto questo io vi lascio, ci vediamo al prossimo video, vi ricordo che in descrizione ci sono i link a tutti i miei social. In particolare vi ricordo Facebook e Instagram, che sono quelli che uso di più. Se il video vi è piaciuto mettete un like, commentatelo e nel caso potete anche condividerlo con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video e niente, have a good life!